Quindi l'altra domanda che volevo fare a Kevin, appunto, siccome abbiamo questo movimento, questa decisione di fare lo sciopero della pasta, era di chiedere a Kevin se secondo lui veramente i produttori della pasta hanno qualche colpa, se i trader sul frumento hanno qualche colpa in tutto questo, oppure ci sono dei fattori qua oltre a quello che magari ci raccontano. Traders' fault. I heard on CNBC Italy or CNBC Europe today that many are equating wheat traders with the devil. And quindi ormai i trader sul frumento, secondo quello che lui ha visto oggi sul CNBC Europa, i trader sul frumento sono equivalgono al diavolo praticamente. That may be extreme. Quindi un pochettino estremo come. I think that in the free market, we have a commodities market, the open outcry market, that often seems to outsiders. And a volte anche a lui sembra che nel mercato alle grida abbiamo un sacco di persone lì a fare un sacco di rumore e semplicemente a spingere in alto i prezzi. Però secondo lui non è sempre il caso questo. La domanda che gli ho fatto era se, se i produttori di pasta hanno qualche colpa. I think that the pasta producers, just like the various producers in the U.S. that depend on corn, like cattle, is an industry that's been seriously affected by corn prices. These people aren't so much at fault as they are victims of the higher prices. Quindi magari queste persone non hanno tanto la colpa, ma quanto sono anche le vittime di quello che sta succedendo. Se guardiamo negli Stati Uniti, il rialzo del mais ha creato dei seri problemi per l'industria della carne bovina, perché il mais appunto è una delle cose che per l'alimentazione bovina. E quindi anche questo sarebbe paragonabile a quello che sta succedendo con la pasta, quindi non è proprio vero dire che i produttori della pasta hanno la colpa. In the US we're seeing this a lot in dairy prices have skyrocketed, milk, eggs, butter, because of grain prices, feed for animals. Quindi praticamente il rialzo dei prezzi dei cereali stanno causando anche un rialzo per i prezzi diciamo del latte e degli altri prodotti associati, quindi tutto questo è collegato. So in the end all of the consumers globally pay more. Retail prices climb as prices for the end user and the producers climb. And that is because we have more global demand, which is what I want to talk about today in this brief presentation as well. Quindi abbiamo i prezzi al dettaglio che aumentano. Il motivo è semplicemente la domanda, cioè la domanda è in aumento. Quindi questo vuol dire che soffriamo un po' tutti. Okay.
Ok, adesso diciamo, come, dopo questa prima domanda che mi sembrava opportuna, dato la, diciamo, lo sciopero della pasta oggi, adesso tutti hanno uno di questi qua ormai? Sì? Ok, adesso chiederei a Peter di spiegarci esattamente che cosa sono e poi vediamo. Over time, what would happen? Obviously, it's very messy. You have a lot of different papers hanging all out of your pockets. With evolution and with everything, technology advances in the States very slowly, but, and I think traders are very stubborn and thick at the same time. We don't like new things. Quindi c'è questa l'evoluzione finanziaria negli Stati Uniti che è molto 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 lenta, soprattutto per quanto riguarda il trading, dove tutti i trader sono abbastanza testardi e anche un po' scemi, secondo lui. Soon thereafter, they introduced the trading pad. Quindi questo qua, il blocco di trading, era quello, diciamo, l'evoluzione da quello che avete voi. Lots of copies, which we didn't like either. Quindi tante diverse coppie sullo stesso blocco, non gli è piaciuto. Squeezed in boxes. Quindi delle righe molto molto ravvicinate, e neanche questo piaceva. But I think over time, you know, when you're sitting there like this, a little easier to write, or something hard to write on instead of leaning up against your fellow trader. Ah, trader. Okay. Quindi praticamente era così. Okay, I'll try to do this in short words. Orders come in, these aren't tickets, but order tickets come in from all over the world. Yeah? And you put them into what's called a deck, like a deck of cards. Okay. Quindi praticamente, cioè, gli ordini arrivano, vanno messo non su questi qua, ma su un altro tipo di blocco che ha il trader. So these are all my orders. So you might have them in a pocket, and everybody wants to know what my orders are. Yeah? And it's very tightly guarded. Watching that user and a clerk to do that. Yeah, someone would try, but it would be very rare. Okay, quindi sì, è anche possibile che poi questo blocco dove sono scritti praticamente tutti gli ordini che tu hai ricevuto dai tuoi clienti di tutto il mondo stanno nella tua tasca. Poi è chiaro che i tuoi concorrenti vogliono sapere che cos'è che hai in tasca. Quindi lui sostiene che molto molto raramente, però potrebbe anche succedere. Okay. Also you have, you know, there's you're so confined. Space, and I think when you're, especially when you're new, you take it for granted that nobody's actually looking over your shoulder while you're writing something. So you're writing a ticket, blah 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 blah. Most experienced clerks would fold it and stick it in the ring that way. So when the broker looked at it, he'd be kind of like almost looking to see. Okay, quindi. Quindi più esperienza uno ha, detto all'inizio, diciamo, gli assistenti che portano gli ordini probabilmente li hanno fuori così che tutti possono vedere, ha detto dopo un po' di tempo si accorgono che è meglio fare così e si passano gli ordini così, nessuno può vedere che cosa c'è dentro. Allora adesso quello che voglio chiedere a tutti voi, per quanto è possibile, di alzarvi e di venire su con questa roba qua in mano, così facciamo un po' di trading con loro due che urlano gli ordini e anche voi che chiaramente dovete prendere delle vostre posizioni. Dai. Su. Io cercherò di spiegarvi esattamente che cosa sta succedendo. C'è qualcuno qua che era presente anche l'anno scorso quando l'abbiamo fatto questa stessa dicembre. Il mais, contratto di marzo, il frumento, contratto di marzo, e la soia, contratto di marzo, sempre del 2008. Allora, questi sono quelli, diciamo, siccome sono più facili in questo contesto operare con l'elettronico, chiaramente sono i mercati elettronici, quindi come se fosse un book normale azionario, insomma. Cos'è che vi devo dire di altro? Tra poco, poi, una volta che abbiamo capito come funziona il telefono, che... abbiamo già capito come funziona il telefono, chiameremo anche qualcuno su Flora a Chicago, quello che lavora con Kevin, un suo collega, che ci racconta